noi non lo dobbiamo più vivere solo in senso di protezione. Certo, dobbiamo proteggerlo, perché sappiamo quanto sia importante il patrimonio della biodiversità per la salvaguardia della vita dei nostri cittadini, per combattere le emissioni di CO2, per salvaguardare la bellezza dei nostri territori. Ma diversamente da come l'abbiamo interpretato fino ad oggi, dobbiamo trasformare questa bellezza in un grande volano economico per il nostro paese. Questa è la sfida che abbiamo davanti. Non solo protezione dunque, ma anche promozione e sviluppo. Quella che ieri è stata battezzata come la nuova era del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è stata inaugurata dal Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, che nel pomeriggio è stato in visita alla sede dell'area protetta Palazzo Mainenti a Vallo della Lucania per incontrare il neopresidente Tommaso Pellegrino, il mio presidente come lo ha definito, e per dare il via alla nuova stagione dell'ente. Il Ministro ha firmato per primo la carta degli intenti e ha sottolineato le grandi potenzialità insite nel Parco del Cilento per la sua ampiezza e la sua straordinaria biodiversità. Ancora una volta ha sottolineato l'attenzione che il governo sta ponendo nei confronti dei territori e che si è concretizzata con la firma del Patto per il Sud, che segna una nuova fase di rilancio giocata su ambiente, turismo, ruralità e dieta mediterranea, e che ha dunque nei parchi un punto fermo. A seguire il ministro una platea attenta di sindaci, amministratori, autorità civili e militari, tra cui i parlamentari Sabrina Capozzolo e Tino Iannuzzi, il presidente della provincia di Salerno Canfora, il procuratore Grippo, il presidente del Tribunale di Vallo della Lucania De Luca. Galletti ha annunciato che entro la fine dell'anno verrà ultimato il disegno di legge relativo proprio ai parchi, che darà ancora più impulso e organizzazione al settore. Per ciò che riguarda poi specificamente la nuova governance del Parco del Cilento, ha fatto sapere che a breve verranno resi noti anche i componenti di nomina ministeriale del direttivo e ha espresso la sua convinzione circa il futuro positivo che attende ora l'area protetta. Le premesse ci sono tutte, tocca al territorio.